Parallelamente alla professione di chef, mi diletto a dispensare consigli di cucina e spesso ricevo mail con le più disparate richieste. Vediamo oggi chi mi ha scritto. Buongiorno signor Massimo, dopo una vita di pranzi lucugliani mio marito ha deciso di buttare giù qualche chiletto. Non sa che sacrificio vederlo costringersi a sedani e carote. Mi potrebbe suggerire qualche ricetta sfiziosa che possa conciliare dieta e palato? Ciao, benvenuti! Per oggi una semplice ricetta dedicata al fitness dal sapore un po' orientale, la cui particolarità è la sua cottura senza grassi aggiunti. Ingredienti per la tagliata di pollo alla Mumbai: un petto di pollo intero di circa 650 grammi, 125 g di yogurt magro, 3 cucchiaini di spezie per tanduri, 2 cucchiaini di paprika dolce, 1 spicchio di cipolla bianca, 4 foglie di basilico. Separate i due petti di pollo, avendo cura di togliere le parti grasse senza rimuovere i filetti sottostanti. Tritate finemente la cipolla, spezzettate grossolanamente le foglie di basilico ed unite il tutto allo yogurt insieme alle spezie in polvere. Mescolate bene. Se avete tempo a disposizione, lasciate macerare il petto di pollo nello yogurt speziato per almeno 4 ore, avendo cura di coprire il recipiente. Scaldate bene una piastra antiaderente. Prendete i petti di pollo e, senza togliere lo yogurt in eccesso, deporli sulla piastra molto calda, iniziando la cottura dalla parte del filettino, senza aggiungere olio. La cottura è senza grassi. Non appena poggiato sulla piastra, coprite il petto di pollo con uno stampo da plum cake. Se avete la fortuna di avere un caminetto, non perdetevi l'occasione di provarlo cotto alla brace. Non appena cotto da un lato, girate il pollo e fate grigliare la parte opposta, sempre tenendo coperto con lo stampo da plum cake. Questo metodo di cottura consente di cuocere internamente il pollo, mantenendolo morbido e succoso, mentre all'esterno si formerà un rivestimento croccante. A cottura ultimata, tagliate a fette e disponetelo su un bel piatto. Eccolo pronto in pochi minuti, leggero, gustoso e veloce. Se volete abbinare un buon vino, scegliete l'Alto Adige DOC Balisacco Gewürztraminer Prepositus 2013. In questo modo sono certo che anche Lucullo non avrebbe niente da ridire. Fammi sapere e buon appetito! Thank you.